2021 per Pistoia è stato un anno giubilare, in onore del santo patrono San Jacopo. Come a Santiago de Compostela, la Toscana celebra quello che è definito Giacomo il Maggiore, uno dei primi seguaci di Gesù. Come in Galizia, nella cattedrale pistoiese, è presente una reliquia del santo che arrivò in città dopo un cammino lungo e tortuoso. In questo nostro percorso riscopriremo come il culto di San Jacopo sia arrivato in città e come nel corso dei secoli sia diventato una figura di riferimento religioso, politico e popolare. Con l'apertura della Porta Santa nel gennaio del 2021, Pistoia è entrata ufficialmente nell'anno giubilare Jacobeo, un evento di elevata caratura spirituale che unisce nella fede le due maggiori città europee dedite al culto di Giacomo il Maggiore. La città di Pistoia, nonostante la pandemia, non ha voluto rinunciare al suo ruolo di riferimento dei tanti pellegrinaggi che portano di fronte alla reliquia di Piazza Duomo. Per questo la Toscana si è fatta trovare preparata, creando un cammino all'interno dei confini regionali che racchiude in sé bellezza, arte e silenzio. San Jacopo in Toscana nasce un po' da una sfida, e la sfida era quella di collegare dopo molto tempo, diciamo, Firenze con Lucca attraverso una via percorribile a piedi. Lo studio iniziò dal punto di vista storico a partire dallo studio della Via Cassia da Firenze a Lucca. La Via Cassia era una via a piede collinare che seguiva l'Appennino praticamente da Roma fino a Luni, un porto importante nel periodo romano, e aveva una caratteristica essenzialmente militare di collegare rapidamente in una strada come solo le strade romane poteva essere, cioè costruita con tutti i crismi, evitando grandi salite e completamente pavimentata soprattutto. Questa via però nel corso dei secoli, e soprattutto nel momento dell'invasione di barbari, che era stata praticamente abbandonata nella sua manutenzione, e spesso anche eventi naturali l'avevano interrata oppure addirittura era stata demolita dall'uomo, talvolta per prendere materiali da costruzione o dagli eventi naturali. Perciò della Via Cassia romana rimaneva solo il ricordo, soprattutto nella zona di Firenze, con i toponimi miliari, cioè praticamente partendo da Firenze troviamo un toponimo, si chiama Terzolle, poi Quarto, Quinto, Settimello. Perciò a ogni miglio praticamente corrispondeva un toponimo, e questo era il segno che da lì questa via passava. E tuttavia, come ho detto, non era riutilizzabile, e allora abbiamo cercato dei percorsi pedecollinari. E questo è valido sia nell'area metropolitana fiorentina, vedete che questo percorso evita accuratamente quella che è l'area urbana, ma ci passa molto vicino, a volte a 500 metri o anche a un chilometro, però in una situazione anche naturalistica completamente diversa e spesso sconosciuta alle stesse persone del luogo. E questo, anche questo discorso poi l'abbiamo riportato anche sulla Piana Lucchese e in parte anche nella zona del Pisano. Un cammino spirituale deve rimettere in connessione il pellegrino con se stesso e la natura, senza dimenticare il fattore, del tutto pratico, della sicurezza.
La ricerca quindi di un nuovo tracciato per questo pellegrinaggio è stata fondamentale. La creazione di un percorso che unisce Firenze con Prato e Pistoia è stata la risposta a questa esigenza, che porta così il pellegrino a esplorare una zona della regione toscana sconosciuta e con panorami mozzafiato. Abbiamo ottenuto un cammino che valorizza, a parte le sette cattedrali, ognuna delle città capoluogo e sede di tappa nel percorso indicato dalla guida, ma valorizza anche i territori intermedi che sono effettivamente sono ricchissimi, diciamo, di beni culturali e di beni anche di carattere spirituale, perché moltissime sono le chiese, e in ognuna delle cattedrali si può dire che esista un culto che ci viene dall'antichità e che ancora, diciamo, è molto seguito. Faccio l'esempio di Prato, dove c'è la reliquia della cintola della Madonna, che li chiamano il Sacro Cingolo. Faccio l'esempio di Pescia, dove c'è il corpo di Sant'Allucio, un santo ospitalero, cioè anche lui era una persona in qualche modo coinvolta nei cammini già nel 1100. Che dire di Lucca, con il culto del Volto Santo che era seguito in tutti i territori limitrofi, ma addirittura nell'Europa. E Pisa stessa ha per patrono San Ranieri, che era anche lui un pellegrino, perché da mercante ci fu la conversione in Terra Santa addirittura. E lo stesso Livorno, seppure una città molto più moderna delle altre, realizzata appunto come città nel 1600, anche a Livorno c'è un culto jacopeo che viene da molto lontano, perché in Sant'Jacopo, in Acquaviva, già dai primi secoli, dopo il 1000, si imbarcavano pellegrini per le mete maggiori sia verso la Terra Santa che verso Santiago di Compostela. Sei tappe immerse nella natura, durante le quali il pellegrino può sorprendersi nell'ammirare le stupende opere architettoniche che si amalgamano perfettamente con il verde circostante. Un percorso studiato per venire incontro alle esigenze pratiche di chi deve effettuare un cammino, ma che al tempo stesso non si discosti troppo dalle peculiarità dei cammini medievali. Il cammino di San Jacopo in Toscana è senza dubbio il connubio ideale per chi cerca un concentrato di natura, arte e storia in sei giorni sorprendenti di contemplazione, silenzio e spiritualità. Nel realizzare questo cammino abbiamo tenuto conto delle due principali caratteristiche che nel Medioevo motivavano il pellegrino ad abbandonare il proprio ambiente e a mettersi in gioco e in viaggio. Le due componenti erano la devozio, cioè la devozione, il senso dello spirito, lo spiritualità, e la curiositas. La curiositas non era altro che la voglia di vedere e di comprendere e anche di trasformare una parte del cammino in un elemento culturale che attraverso la narrazione al ritorno avrebbe costituito un motivo di orgoglio da raccontare alle persone che questo cammino non avevano potuto fare. Dal punto di vista della curiositas, veramente il cammino è un qualche cosa di eccezionale, perché è un concentrato di bellezze sia architettoniche che naturali che solo la Toscana del Nord, credo a livello assoluto, può donare a chi lo percorre. Perciò nella realizzazione di questo cammino abbiamo cercato anche di creare un percorso in qualche modo più naturale possibile e con dei punti in elevazione per ogni tappa dai quali si potesse vedere il percorso fatto e il percorso ancora da fare.
e apprezzare anche da distanza, diciamo, gli skyline delle città lasciate e che stiamo o stavamo per raggiungere. Pensiamo per esempio a una piccola altura dove sono nella prima tappa fra Firenze e Prato le cappelle di Settimello, che con breve cammino in salita ti permettono poi di rivedere da lontano la cupola di Firenze e vedere avvicinarsi lo skyline di Prato. Lo stesso si ripete nella tappa successiva con l'attraversamento del Monte Ferrato, dal quale si comincia a vedere la cupola di Pistoia. Continuando sull'altimetria, anche Pistoia ha il suo punto d'osservazione privilegiato, che è la collina di Giaccherino, al quale si arriva attraverso la scala, che non è altro che una via crucis, dalla vetta della quale i pellegrini che arrivavano da ovest vedevano per la prima volta Pistoia e in qualche modo gioivano del pellegrinaggio che stava per arrivare al termine, allo stesso modo con cui dal Monte Gozzo attualmente i pellegrini che vanno a Santiago vedono per le prime volte le guglie della cattedrale. E anche nella tappa che va da Lucca a Pisa siamo andati a ricercare un posto in leggera altura alla rocca di Ripafratta, che permette di vedere tutta la piana di Lucca e il corso del Serchio verso la pianura pisana. E l'elemento caratterizzante invece l'ultima tappa è lo sbocco al mare, che avviene in modo improvviso dopo aver attraversato alcuni chilometri di aree agricole bonificate una volta paludi, dalla quale con uno scorcio improvviso vediamo gli scogli, l'isola della Gorgona là davanti, e al pellegrino questo fatto ricorda senz'altro la Finisterre, tant'è vero che ho verificato che molti camminatori arrivati al mare allo stesso modo di Finisterre si liberano un po' dei vestiti e fanno un bagno rinfrescante e anche purificatore dal punto di vista diciamo semiologico. Quando si va verso un obiettivo è molto importante prestare attenzione al cammino. È il cammino stesso che ci insegna sempre il modo migliore di arrivare, ci arricchisce mentre lo percorriamo. Bisogna saper trarre da quello che siamo abituati a guardare tutti i giorni i segreti che, a causa della routine, non riusciamo a vedere.